Ciao a tutti e a tutte, ben ritrovati su The Book Hunter, sono Miria e in questo canale do la caccia a quello che mi piace di più in assoluto, cioè i libri. Vi racconto delle mie letture, ma non solo, spero di poter inserire sempre in questo canale anche argomenti di storia e cultura, anche riguardanti la mia regione. Detto questo, oggi per la rubrica Un libro o una storia vi racconto un po' la mia esperienza con Dune. Ecco, io nella fantascienza sono una principiante. Non è mai stato il mio genere preferito e quindi ne ho letta veramente poco. E quindi sicuramente questo sarà una Dune for Dummies per principianti. Allora, l'opera di Frank Herbert si sviluppa in sei libri che vanno dal 1965 al 1985. Sono state aggiunte delle altre opere del figlio, che sono dei prequel o comunque dei sequel, e alcuni sono stati tradotti in Italia e molti altri no. Premio Nebula e Hugo. Questo è stato il primo step per aprire le porte alla letteratura fantascientifica, ma non solo, ma anche al cinema. Basta pensare a Guerre Stellari. Lo stesso George Lucas in molte interviste ha esplicitamente detto che si è molto rifatto a questi volumi per poter creare il mondo delle Guerre Stellari. Il primo film che vede Dune è quello di David Lynch del 1984. Sì. Prossimamente in uscita ci saranno due nuove pellicole di Denis Villeneuve, tra l'altro una sarà presentata al Festival di Venezia e l'altra in data da destinarsi. Questi due film riguarderanno il primo libro della serie. Nell'introduzione al libro, Herbert spiega da dove ha avuto l'idea per questo mondo. Ecco, si trovava a Florence, nell'Oregon, e veniva studiato un problema riguardanti le dune di sabbia presenti, che si distruggevano e bisognava trovare il modo per tenerle compatte e non andare a creare dei disagi. E da questo paesaggio stile desertico con queste dune gli è venuto in mente di creare questo mondo e piano piano sono anche nati i vari personaggi che lo abitano. Se pensate che come nei romanzi fantasy ci sia una specie di capitolo introduttivo che spiega un po' come funziona il mondo, dove siete, beh, lasciate pure perdere perché con Frank Herbert sarete fiondati direttamente nella storia, proprio catapultati di netto e dovete sopravvivere con quello che vi passa. Con le poche informazioni che avete, piano piano dovete radunarle e cercare di capire come funziona. Per questo io mi sento di dire che ho fatto bene, nel senso che prima di iniziare la lettura mi sono un po' documentata in giro, guardando dei video, soprattutto quello di Jessica, di Penny Lane, per poter capire meglio la storia. Effettivamente, secondo me, una piccola base da cui partire serve. Volendo, in fondo al libro ci sono delle appendici, ci sono sei appendici che riguardano ognuna una particolare tipologia che c'è nel libro, tipo l'ambiente, i personaggi, insomma, ci sono delle spiegazioni. C'è un glossario. Non me la sento di dirvi di leggerlo prima, io l'ho letto dopo e è stato molto utile. Però bene o male, una volta entrati nella storia, certe cose si capiscono, ecco. Il libro è suddiviso in tre macro capitoli, fra i quali c'è qualche anno di distanza. Ecco, in questo caso il buco temporale non è invasivo, nel senso che comunque la storia scorre molto bene e i vari capitoli si collegano in modo perfetto. Siamo circa nell'anno 10.000, più o meno, quindi un futuro lontanissimo, e ci troviamo in un universo che non è il nostro. Ci sono sempre dei pianeti e tutto questo cosmo è regolato e governato in primis da un imperatore,
che è Shaddam IV, nella casa di Corrino. Insieme all'imperatore c'è un gruppo di governanti, detto il Lansrad, che è formato dalle maggiori case nobiliari dell'impero. Oltre a questo strumento di governo abbiamo anche la Gilda, che si occupa soprattutto dei trasporti infrastellari fra un pianeta e l'altro e fra un mondo e l'altro. E poi abbiamo il Bene Gesserit, che è una specie di associazione sacra, tutta composta da donne con molti poteri, che fra l'altro qualcuno pensa che siano addirittura delle streghe. Ah, una cosa che non ho detto, in questo video non farò spoiler, quello che vi racconto avviene nelle prime pagine del libro e quindi non andrò oltre a un certo punto. L'equilibrio fra le case nobiliari che sono nel Lansrad è sempre molto precario, e soprattutto fra due, gli Harkonnen e gli Atreides. Queste due case sono già un po' in baruffa, diciamo, e sicuramente l'intervento dell'imperatore non aiuta, perché ha deciso di togliere il pianeta Arrakis al governo degli Harkonnen e di affidarlo agli Atreides. Certo, questo porta grande sgomento e una vera furia nella casa Harkonnen. Che cos'è Arrakis? Arrakis è un pianeta desertico, per questo detto anche dune, completamente deserto quasi, a parte nelle calotte che sono ghiacciate e poli, estremamente ostile. La popolazione è composta da un popolo nomade detto Fremen, che non si sa bene come faccia a sopravvivere in quel torrido deserto senza acqua, e da strane creature simili a dei grossi vermi che distruggono e uccidono tutto quello che trovano e che sentono che fa rumore. Tutti vogliono Arrakis, ma perché? C'è tutto questo desiderio dentro per un pianeta che non sembra offrire molto. Ebbene, c'è il Melange, è l'unico pianeta in cui si può trovare questa specie di spezia multiuso, perché si può usare sia come droga sia come alimento, e è usato come alimento, e il melange dà una particolare colorazione agli occhi, infatti questo distingue i nativi dai non. Ma inoltre viene usato anche come carburante, e quindi il suo commercio è molto redditizio. Insomma, Arrakis è molto desiderata, a tal punto che gli Harkonnen stanno meditando di riprenderselo. Intanto, una volta arrivati su Dune, gli Atreides si trovano di fronte a diversi dilemmi. Innanzitutto devono ambientarsi a un ambiente ostile, loro abituati sul loro mondo che è molto simile alla Terra. Dovranno riorganizzare il pianeta, cercare di collaborare col popolo Fremen, che fino a quel momento era trattato come schiavo dagli Harkonnen, e decidere come commercializzare la spezia. Ah, e non cosa da poco, anche pensare all'attacco che ci sarà a breve degli Harkonnen. È chiaro fin da subito che gli Atreides sono quelli buoni, mentre gli Harkonnen si presentano come i brutti e cattivi. In tutto questo ci sono anche le Bene Gesserit, queste donne che hanno il particolare, fra i vari poteri che hanno quello della voce, cioè sono in grado di farsi ubbidire da chi li ascolta e possono comandarlo. Ma non solo, un altro potere molto importante è quello di poter decidere il sesso del loro nascituro, perché il culto delle Bene Gesserit si occupa molto di genetica. Fra le creature nate grazie alla genetica abbiamo i Mentat, che sono degli specie di computer umani, nel senso che sì, sono umani, ma il loro cervello elabora dati come un computer e sono in grado di dare soluzioni senza l'intermezzo delle emozioni. Oltre a questo, il Bene Gesserit ricercano
uomini e donne sempre migliori geneticamente, per questo favoriscono degli accoppiamenti secondo loro più favorevoli a questo. A rovinare tutto il loro lavoro ci pensa Jessica, una delle Bene Gesserit, che invece di partorire una femmina decide di accontentare il marito, a cui è molto devota e che ama, il duca Leto Atreides, e di dargli un maschio. Questo è Paul, e Paul sarà il protagonista di tutto il libro, di questo ciclo. Da subito si capisce che Paul non è un ragazzino normale, ma che ha delle doti particolari, riesce a vedere il futuro e sua madre già le sta imponendo un percorso come se fosse una Bene Gesserit. Molti pensano che si tratti, la stessa Jessica lo pensa, che si tratti del, adesso proverò a pronunciarlo, altrimenti ve lo lascerò scritto, Kvisatz Haderach, cioè effettivamente quell'uomo che include i poteri di tutte le Bene Gesserit più importanti, quindi tutte le reverendi madri, che sono le cappe, diciamo, di tutte loro, ma non solo, ma raccoglierà anche il ramo genetico maschile di tutte le case di cui fa parte. Ecco, per quanto riguarda la trama mi fermerei qui e andrei a puntualizzare su alcuni focus della storia, perché all'interno del libro ci sono tanti argomenti che possono essere sfruttati anche per l'attualità. Per esempio, uno dei più importanti è l'ecologia. Ecco, l'ecologia di Arrakis è molto particolare perché è un paese privo di acqua, almeno così sembra. L'acqua è fonte di vita ed è essenziale, e i Fremen lo sanno bene e quindi cercano in ogni modo di recuperare tutta l'acqua possibile e di non sprecarne. Fra l'altro, anche il popolo Fremen spera nell'arrivo di un messia che gli riporterà il pianeta a essere un mondo ospitale. E questo è il secondo punto, cioè religione e spiritualità. Ci sono tante culture in Dune, ma sicuramente quello più forte, che si sente di più, è lo spirito dei Fremen, la cultura dei Fremen, che oltre a divinizzare certamente l'acqua, perché essendo così essenziale, cercano questa figura per appunto del Messia, che li aiuti a liberarsi innanzitutto dalla schiavitù e da tutti i vari nemici che possono affrontare, e di ricostruire piano piano Arrakis in modo che crescono di nuovo le piante e ritorni quel pianeta verde che forse era stato una volta. Un altro punto è la lotta fra le classi. Abbiamo da una parte la casa nobiliare e dall'altra il popolo schiavizzato dei Fremen. Gli uni vogliono che i Fremen siano i loro schiavi, che quindi lavorano per loro per recuperare la spezia e ovviamente fare i servi nelle loro case, gli altri rivogliono la libertà e il loro paese e fare ciò che meglio credono per la loro sopravvivenza. L'altro è la guerra fra le due case nobiliari di cui vi ho parlato, cioè gli Arkon e gli Atreides, e sicuramente l'intervento dell'imperatore non ha aiutato. Un altro punto fondamentale è la manipolazione genetica. Vi ricordo che Dune è del 1965 e quindi siamo un po' agli albori della genetica. Qui mi sa che ci ha messo lo zampino un po', o Herbert ha detto qualcosa di Mendel, per quanto riguarda, perché parlando sempre di questi accoppiamenti mi ha ricordato molto degli esperimenti che facevamo a scuola, che parlavamo dei piselli che possono venire di diversi colori, diversi formati, quindi secondo me ha preso un po' da questo punto qui per creare questa possibilità di fare delle procreazioni programmate, di scegliere quali geni portare avanti o meno. L'ultimo punto di cui vorrei parlarvi è delle donne. Sicuramente il culto delle Bene Gesserit, fatto di sole donne,
rappresenta un punto di forza nel libro. Le Bene Gesserit sono donne bellissime, intelligenti, piene di poteri, ma che non usano di a sproposito i loro poteri. Loro sono nate per servire, cioè diciamo, la loro facciata è quella che sono nate per servire. Ma al di sotto di questa facciata c'è appunto tutto questo programma di genetica per creare sempre esseri più perfetti. Un'altra donna di cui voglio parlare proprio giusto un po' è una donna del popolo Fremen, Chani, che conoscerete circa a metà del libro, che un po' come tutte le donne Fremen sicuramente non rappresenta quelle donne deboli, anzi, donne forti che sono in grado di sopravvivere in condizioni estreme e comunque sia continuare a conservare anche i loro sentimenti. Bene, spero di avervi dato alcune dritte se avete intenzione di leggere Dune o se per caso l'avete letto mi volete lasciare nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Fate buona caccia, fate tante buone letture e al prossimo video. Ciao!